Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video degli Street Gorilla. Oggi è una bellissima giornata, ormai l'inverno sembra stia per finire e io entro in palestra più tardi. Che dire ragazzi, il trofeo Street Gorilla ce lo siamo lasciati alle spalle. Andiamo avanti con nuove novità, con nuove cose, nuovi obiettivi. Come al solito ragazzi, noi sapete non ci fermiamo mai, abbiamo un sacco di progetti in mente, un sacco di cose. Benvenuti in questo nuovo vlog del diario calistenico, dove vi mostreremo i nostri allenamenti, i nostri workout, cosa mangiamo, cosa facciamo, come dormiamo, praticamente tutto. Adesso sono qui al supermercato, dove comprare un po' d'acqua, un po' di roba per la palestra che è terminata. Claudio è in ferie e secondo voi chi ci sarà in questo momento a gestire la palestra? Il boss del giorno oggi è Alessandro Capezzera. Adesso come pre-workout mi faccio un bel caffè e poi voi non lo sapete, ma io non posso allenarmi se non ho la cicca in bocca. Molti di voi se ne sono accorti, è proprio è diventato un vizio. E poi ragazzi, ce l'aveva anche Arnold. Adesso capirei perché. Oggi in allenamento metterò questi fantastici pantaloncini, presto saranno disponibili anche loro. Adesso sto cercando di perdere un po' di peso perché è arrivato il momento di iniziare. Non sto facendo ancora definizione, però sto cercando di perdere peso molto lentamente perché ragazzi, come ho detto anche l'altra volta, se vogliamo fare le skill il peso conta, quindi pesare troppo, fare troppa massa ci fa perdere praticamente le skill. Oggi abbiamo abbinamento Street Gorilla. Oggi ho deciso di utilizzare queste scarpe perché sono veramente molto leggere e dato che oggi mi alleno principalmente di skill, ho bisogno di leggerezza. Bene, eccoci qua nel solito posto per spiegarvi che cosa andiamo a fare oggi. Allora, oggi allenamento di skill. Ve ne ho fatto vedere uno un po' di tempo fa. Adesso voglio mostrarvi un po' se sono migliorato, sono peggiorato, eccetera. Che cosa vado ad allenare oggi? Come al solito vado ad allenare l'hop, la planche, la verticale e magari un po' di front lever. Quindi fondamentalmente mi sto concentrando su 3-4 skill. Non sto facendo tutto il repertorio perché quest'anno, come vi ho detto anche l'altra volta, l'obiettivo è quello di avere la full planche, qualche hop in più, una buona verticale e poi ovviamente devo continuare a migliorare sul front lever. Prima di allenarmi mi mangio questi biscotti che ha fatto mia zia. Sono duri ma sono veramente buoni, sono fatti con la farina di cocco. Sono duri, però sono una droga perché hanno il retrogusto di cocco e sono veramente buoni, cioè non riesco a fermarmi di mangiarli. Vai ad assaggiarli? Ah, non potete, scusate. Caffè preso, biscotto mangiato, siamo pronti per allenarci. Ah no, 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 fermi. Le cicche. Bene, dopo questo riscaldamento così breve, ho fatto un po' di sacco così per scaldarmi un po', cominciamo con l'allenamento vero e proprio. Facciamo adesso, cominciamo con l'hop. Ho fatto un po' di trazioni per scaldarmi, adesso voglio fare delle singole. Vediamo se mi vengono. In questi mesi lavorerò tanto con le singole per l'hop, per riuscire a farne almeno più di una. Quasi due. Sono esaltato, adesso provo a farne due. Vediamo se mi vengono.
Andiamo avanti con una, va. Adesso che mi è venuta, possiamo fare la copertina. Bene, l'abbiamo fatta. Come avete visto, dopo un mese dell'ultimo video, sono riuscito a prenderla. Comunque ora devo solamente migliorarla. Sono riuscito a farne quasi due. Visto che l'obiettivo è farne tre entro giugno, diciamo di essere sulla buona strada, se non ci sono intoppi vari. Adesso invece riprendiamo il lavoro con la planche, straddle planche. Di solito il giorno delle skill faccio degli stacchi da lean in straddle. Se non volete finire come Marco Ciardullo, ricordatevi di mangiare. Come avete visto, sono riuscito a chiudere un 5x3 fatto comunque in maniera abbastanza decente. La cosa difficile negli stacchi in planche è quello di riuscire a collegare, diciamo, il corpo con le gambe. Bisogna quindi indurire bene i femorali ed essere appunto un blocco unico. Non bisogna fare quel gioco dove mi alzo col sedere e tiro sulle gambe. Alessandro Gira, che fa finta di allenare. Guardate. Fai pera. Fai push up in verticale con esattamente. Quanti sono? Sono 20 kg per parte. Ah, cavolo, complimenti. 20 kg. Complimenti. Sono 20 kg. Bravo, bravo. Chiodini, buongiorno. Chiodini, buongiorno. Io sono pensionato. Ma lei non può andare a sedersi a casa sua anziché stare qui in palestra? Non ha una sedia, non ha una casa. No, mi piace rompere i coglioni alla gente. Bravo. Sporcare dagli street gorilla, lasciare i pesi in giro. Bravo, complimenti, bravo. È il mio hobby preferito. Ragazzi, siamo di nome Luis Ponte. Ecco, qui abbiamo anche Luis in palestra. Ciao, mi chiamo Luis. Cosa volete saperne di queste scarpe? E anche la planche è andata. Adesso facciamo un altro lavoro per l'O. Questo esercizio l'avete visto un sacco di volte, lo faccio perché è veramente utile. Quindi dopo aver fatto un po' di singole per l'O, andiamo avanti col metodo del TRX. Io uso il TRX o una semplice corda, perché secondo me è molto meglio dell'elastico. Perché non bisogna usare l'elastico quando si fa l'O? Perché mi compete. Non ho più energie, mi serve l'arma segreta. Questi biscotti li chiameremo duri ma buoni. Hanno degli ingredienti segreti e forse un giorno vi mostreremo la ricetta. Attenzione qua, freschezza, sempre più forte diventa. Cosa vuoi dire ai tuoi follower? Cosa vuoi dire? Fatti un po' di pubblicità. Fatemi pubblicità, mi raccomando. Ai follower da fare pubblicità, no. Non farti pubblicità ai follower. Devono seguirti. Sì. E quindi? Seguitemi e chiedete ai vostri follower di seguirmi. Ma perché devono, cioè, perché devono seguirti? Cioè, chi sei? Chi perché sei? Cioè, sono freschezza. Attenzione ragazzi, front lever one leg. Attenzione! Cambio gamba! Fai un saluto ai follower. Mamma mia, mamma mia. Cattiveria. Saluti i miei follower. Guarda qua. Bene raga, per concludere l'allenamento sono qui con il coach Paolo Dragoni. Ciao ragazzi. Facciamo un po' di passate. Oggi di kick, perché almeno imparo a fare anche un po' i calci, visto che sono scarso. E vediamo come va. Come va? Proviamo. Iniziamo. Delle prove, vediamo.
E anche oggi abbiamo sudato. Adesso una bella doccia. È praticamente tardissimo, quindi salto il post workout perché ormai sono le 8 e mangio direttamente. Questa sera abbiamo una cena molto povera perché devo perdere un po' di peso. Abbiamo appunto del pollo. Sul pollo gli metterò questa spezia di bulk powders, smoke e spicy. Sapore affumicato e un pochino piccante. Niente carboidrati alla sera, come potete vedere. E in più questo pollo è stato fatto con una ricetta segreta per renderlo più morbido se cotto al microonde, perché ultimamente lo cuocevo al microonde e diventava duro come una scarpa. Invece adesso c'è una ricetta segreta che lo rende molto più morbido. Magari in un prossimo video vi spiegherò come fare. Si spezza quasi con un grissino, è veramente di una morbidezza incredibile. Mio caro Nico, è arrivato il tempo di pulire. Di pulire, cazzo. Shit. Adesso comincia il vero allenamento, la pulizia della palestra. Adesso la palestra è bella pulita, profumata, qualità. Allora, intanto, visto che non ho fatto il post workout, mi mangio questa bella barretta prima di andare a dormire. Questa barretta è veramente buonissima. Gusto, biscotti e crema, macro munch. In caso, vi ricordo che trovate tutta la nostra integrazione in descrizione. Vi metto il link di questa barretta appunto sempre in descrizione. Veramente ottima, con 225 calorie, 20 grammi di proteine e solo 2 grammi di zucchero. Quindi praticamente è quasi come farsi uno shaker di proteine e mangiare un frutto. E questa, ragazzi, ve la consiglio. Ah, tornato a casa, ora vi gusto la mia fantastica barretta. E che dire, ragazzi, oggi è stata una bellissima giornata dal punto di vista dell'allenamento. Perché avete presente quelle volte in cui fate le cose e vi vengono bene? Ecco, questo è uno di quei giorni. Cioè, oggi mi sentivo comunque abbastanza bene, gli esercizi mi sono venuti, addirittura mi sono venuti quasi 2 hop. La verticale, mamma mia, la verticale, meno male, sta migliorando finalmente. Ancora, come avete visto, ho difficoltà sulla mobilità, però adesso riesco a stare in equilibrio. Quindi è una, per me veramente, ragazzi, è un grande passo avanti. Cioè, la verticale, così come l'ho fatta oggi, molti la prendono in pochi giorni. Per me ci sono voluti davvero anni, perché comunque quando le cose poi sono difficili uno tende a mollarle. Però adesso, come vi ho promesso, cercherò di impararla. Come avete visto, sto anche introducendo qualche piccolo allenamento di pugilato, kick, per fare un po' di cardio, per variare, dato che mi divertono un sacco. Un'altra cosa molto importante: abbiamo sistemato il nostro sito per il coaching online. Ve lo metto qui sotto in descrizione. Se volete farvi seguire da noi, volete delle schede personalizzate, volete migliorare sulle skill, volete magari lavorare sul vostro fisico, volete dimagrire, diventare più grossi, lavorare con i pesi, eccetera, noi facciamo appunto coaching online. Vi metto appunto qui in descrizione il nostro sito per andare a vedere tutte le informazioni e magari per dare anche un'occhiata. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, supportate il nostro lavoro cliccando il tasto like. Più il like avrà il video e più sarà facile per noi capire se il video è andato bene, se il video vi è piaciuto, e quindi potremo farne altri. Sicuramente noi vi porteremo tanta ignoranza, tanti contenuti tecnici, tanti video divertenti, quindi cercheremo di intrattenervi, ma allo stesso tempo, come al solito, cercheremo di darvi dei contenuti. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché dobbiamo crescere, dobbiamo avere una generazione intera, una mandria intera di gorilla, ragazzi. E che dire, ragazzi, grazie della visione, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, raga.